si è rinnovato ieri pomeriggio a Loreto Aprutino il rito dell'inginocchiamento del bue. La festa di San Zopito si svolge da lontano 1711 e prende spunto da un'antica tradizione popolare che vuole l'inginocchiamento spontaneo di un bue bianco durante il trasferimento delle reliquie proprio di San Zopito Martire da Penne a Loreto il lunedì di Pentecoste. A distanza di 2 anni e dopo un'edizione ristretta a causa della pandemia, il bue è tornato ad inginocchiarsi in piazza Garibaldi alla presenza di tanti turisti provenienti anche dall'estero. È la festa patronale e purtroppo in molti comuni c'è anche difficoltà a celebrare la festa patronale. Qui, nonostante le difficoltà, è molto sentita, ci sono molti devoti e con molti sforzi si organizza addirittura 3 giorni e grazie alla compagnia dei vetturari riusciamo a far rivivere tutto ciò quello che diciamo, è legato al bue. Da circa un anno il comune di Loreto Aprutino, unitamente alla compagnia dei vetturali, sta lavorando al processo di candidatura UNESCO del bue. Il progetto vede coinvolte 18 comunità italiane, tra cui Viterbo e Larino, riunite in un unico consorzio di salvaguardia e valorizzazione di un complesso di cerimoniali legati a processioni con carri o giochi trainati da bovini. Questo processo di candidatura è inoltre coordinato dal Ministero dei Beni Culturali e supportato dal Ministero delle Politiche Agricole. Il gruppo ha il nome di Uomini, Buoi e Fiori ed è veramente l'identità non solo di tanti paesi del sud Italia, ma in particolare del nostro Molise e dell'Abruzzo. Un tempo eravamo gli Abruzzi, adesso la nostra piccola regione torna a ricongiungersi con le tradizioni anche dell'Abruzzo perché abbiamo delle radici culturali nonché fideistiche insieme.